Mary Poppins ritorna, secondo volume del ciclo di Mary Poppins di Pamela Lyndon Travers. L'aquilone. Era una di quelle mattine in cui ogni cosa appare nitida, chiara e lucente, come se il mondo fosse stato riordinato durante la notte. Nel viale dei ciliegi le case cominciavano a occhieggiare attraverso le persiane socchiuse e le esili ombre degli alberi tracciavano profonde righe nella luce solare. Ma non si udiva alcun rumore, tranne il tintinnio del campanello dell'uomo dei gelati mentre spingeva su e giù il suo carrettino. Fermatemi e compratene uno, diceva l'insegna del carrettino, ed ecco uno spazzacamino sbucò da un angolo del viale e alzò la sua grossa mano nera. L'uomo dei gelati si diresse tintinnando verso di lui. 4 soldi, disse lo spazzacamino, e appoggiato al suo fascio di scope cominciò a leccare il gelato con la punta della lingua. Dopo che ebbe finito di consumarlo, delicatamente avviluppò il cono nel fazzoletto e se lo mise in tasca. Non mangia il cono? Domandò l'uomo dei gelati molto sorpreso. Oh no, ne faccio colezione, disse lo spazzacamino. Raccolse le sue scope e infilò il cancello padronale dell'ammiraglio Boom, perché non c'era un ingresso di servizio. L'uomo dei gelati riprese a spingere il suo carrettino su per il viale, tintinnando, e le righe d'ombra e la luce del sole si alternavano su di lui mentre avanzava. Mai prima d'ora c'è stata tanta calma, mormorò spiando a destra e a sinistra alla ricerca di clienti. Proprio in quel momento una voce rumorosa si fece udire dal numero 17 e l'uomo dei gelati si diresse rapidamente verso il cancello, sperando in un'ordinazione. Questo non lo tollererò, proprio non lo tollererò più, gridava il signor Banks, camminando furiosamente a grandi passi dalla porta d'ingresso ai piedi della scala, avanti e indietro. Che c'è? Domandò Mrs. Banks con ansia, uscendo in fretta dalla sala da pranzo. Che cosa succede che pesti i piedi su e giù per l'ingresso? Mr. Banks sferrò un calcio e qualcosa di nero volò su per le scale. Il mio cappello, disse fra i denti, la mia migliore bombetta. Corse su per le scale e lo riprese a calci. Il cappello ruzzolò per un momento sulle mattonelle e si fermò ai piedi di Mrs. Banks. C'è qualcosa che non va in questo cappello? Domandò Mrs. Banks nervosamente. Ma dentro di lei si domandava se non c'era piuttosto qualcosa che non andava in suo marito. Guarda, le gridò lui. Tremando, Mrs. Banks si chinò e raccolse il cappello. Era coperto di larghe chiazze lucide, vischiose, e notò che aveva un particolare odore. Annusò la falda. Odora come di lucido da scarpe, disse. È lucido da scarpe. Ribatté Mr. Banks. Robertson Hay lo ha spazzolato con la spazzola da scarpe. Infatti lo ha lucidato. La bocca di Mrs. Banks ebbe una smorfia di raccapriccio. Io non so cosa sia successo a questa casa, proseguì Mr. Banks. Da secoli non c'è più nulla che vada bene. L'acqua per la barba troppo calda, il caffè per la colazione troppo freddo, e ora capita questo. Strappò il cappello a Mrs. Banks e prese la sua cartella da lavoro. Me ne vado, disse, e non so se tornerò più indietro. Probabilmente farò un lungo viaggio per mare. Si schiacciò il cappello in testa, si sbatté alle spalle la porta d'ingresso e attraversò il cancello, tanto in fretta che andò a piombare contro l'uomo dei gelati, il quale stava ascoltando con interesse la conversazione. È tutta colpa vostra, disse bruscamente. Non avete il diritto di stare qui. E proseguì a grandi passi verso l'ufficio. Il suo cappello lucido brillava al sole come un gioiello. L'uomo dei gelati si rialzò con circospezione e, constatando che non c'erano ossa rotte, si sedette sul ciglio del marciapiede e si preparò un grosso gelato tutto per sé. Oh, povera me, disse Mrs. Banks mentre udiva la porta chiudersi con violenza. È proprio vero, non c'è nulla che vada bene. Ora una cosa, ora un'altra. Da quando Mary Poppins se n'è andata senza neanche salutare, tutto è andato di traverso. Si accasciò ai piedi delle scale, tirò fuori il fazzoletto e si mise a piangere. E mentre piangeva pensava a tutto quello che era successo dal giorno in cui Mary Poppins era improvvisamente e così stranamente scomparsa.
Una sera era qui e l'indomani sparita. Una cosa sconvolgente, disse Mrs. Banks singhiozzando. La bambinaia Green era venuta subito dopo e alla fine della settimana se n'era già andata perché Michael le aveva sputato addosso. Era seguita la bambinaia Brown, che un giorno uscì per una passeggiata e non fece più ritorno. E poco tempo dopo scoprirono che tutti i cucchiai d'argento avevano preso il volo con lei. E dopo la bambinaia Brown venne la signorina Quigley, la governante, alla quale dovettero chiedere di andarsene perché faceva le scale al pianoforte per 3 ore ogni mattina prima della colazione e Mr. Banks non teneva alla musica. E infine, singhiozzò Mrs. Banks nel suo fazzoletto, c'è stato l'attacco di varicella di Jane e l'esplosione della caldaia nella stanza da bagno e gli alberi di ciliegio rovinati dal gelo e... Chiedo scusa, signora. Mrs. Banks alzò gli occhi e si vide accanto Mrs. Brill, la cuoca. La canna fumaria è in fiamme, disse Mrs. Brill con aria cupa. Oh, povera me, cosa succederà ancora? Gridò Mrs. Banks. Dovete dire a Robertson Hay di spegnere l'incendio, dov'è? Dorme, signora, nello sgabuzzino delle scope, e quando quel ragazzo dorme nulla riesce a svegliarlo, neppure un terremoto o un battaglione d'artiglieri, disse Mrs. Brill mentre seguiva Mrs. Banks giù per le scale della cucina. Tra l'una e l'altra riuscirono a spegnere il fuoco, ma ancora non era la fine dei guai per la povera Mrs. Banks. Non aveva finito di fare colazione che un fracasso, seguito da un tonfo sordo, si fece udire dal piano superiore. Ah, cosa succede ora? Mrs. Banks si precipitò fuori a vedere cosa fosse accaduto. Oh, la mia gamba! Gridava Ellen la cameriera. Ellen era seduta sulle scale, circondata di porcellana in pezzi, e gemeva a gran voce. Di che si tratta? Chiese Mrs. Banks vivamente. Rotta! Rispose Ellen con aria lugubre, appoggiandosi alla ringhiera. Sciocchezze, Ellen, vi siete solo storta la caviglia, ecco tutto. Ma Ellen tornò a gemere. Ho la gamba rotta, cosa farò? E piangeva, piangeva. In quel momento le acute grida dei gemelli si fecero udire dalla camera dei bambini. Stavano lottando per impadronirsi di un'oca blu di celluloide. Le loro urla superavano di poco le voci di Jane e Michael che stavano dipingendo delle figure sul muro e discutevano se un cavallo verde dovesse avere una coda rossa o violetta. E fra questo baccano, come il regolare rullio di un tamburo, i gemiti di Ellen, la cameriera, la mia gamba è rotta, cosa farò? Questa, disse Mrs. Banks correndo di sopra, è la goccia che fa traboccare il vaso. Aiutò Ellen a mettersi a letto e le fece un impacco di acqua fredda alla caviglia. Quindi salì nelle stanze dei bambini. Jane e Michael le si slanciarono incontro. Deve avere una coda rossa, vero? Domandò Michael. Oh, mamma, digli che non sia così stupido. Nessun cavallo ha una coda rossa, no? Vorrei sapere allora quale cavallo ha la coda violetta. Dimmelo, gridò lui. La mia! Oca! Urlò Giovannino, strappando l'oca dalle mani di Barbara. Mia, mia, mia! Gridò Barbara, riafferrandola. Bambini, bambini! Mrs. Banks si torceva le mani per la disperazione. Calmatevi, o diventerò pazza! Ci fu un momento di silenzio durante il quale la guardarono con curiosità. Sarebbe diventata pazza davvero? Si domandavano. E come sarebbe stata la mamma da pazza? Ebbene, disse Mrs. Banks, non lo diventerò. La povera Ellen si è fatta male alla caviglia, così non c'è nessuno per badare a voi. Dovete andare tutti al parco e giocare lì fino all'ora del tè. Jane e Michael sorveglierete voi i due piccoli. Giovannino lascia ora l'oca a Barbara e tu l'avrai quando andrai a nanna. Michael, puoi prendere il tuo nuovo aquilone e adesso mettetevi tutti il cappello. Ma io voglio finire il mio cavallo, cominciò Michael imbronciato. Perché dobbiamo andare al parco? Disse Jane. Non c'è nulla da fare lì. Perché? Rispose Mrs. Banks, io debbo avere un po' di pace e se andrete da bravi e sarete buoni ci saranno i biscotti al cocco per il tè. E prima che avessero il tempo di ricominciare a fare capricci, mise loro i cappelli e li spinse in fretta giù per le scale. Guardate da tutte e due le parti, gridò loro mentre attraversavano il cancello, Jane spingendo i gemelli nella carrozzina e Michael portando il suo aquilone. Guardarono a destra, non arrivava nulla.
Guardarono a sinistra, nessuno tranne l'uomo dei gelati che faceva tintinnare il suo campanello in fondo al viale. Jane attraversò in fretta e Michael la seguì. Detesto questa vita, disse amaramente al suo aquilone. Ogni cosa va sempre di traverso, sempre. Jane spinse la carrozzina fino al lago. Ora, disse, datemi l'oca. I gemelli gettarono un grido e afferrarono l'oca, uno da una parte e uno dall'altra. Jane li separò. Guardate, disse gettando l'oca nel lago. Guardate, cari, va in India. L'oca attraversò l'acqua. I gemelli la guardarono occhi spalancati e scoppiarono in singhiozzi. Jane fece un giro di corsa intorno al lago, la prese e la respinse indietro. Ora, disse gioiosamente, è in porto, a Southampton. I gemelli non sembrarono molto divertiti. Ora a New York. Essi piansero anche più forte. Jane allargò le braccia. Che dobbiamo fare? Se gliela diamo, litigheranno per tenersela. E se non gliela diamo, continueranno a piangere. Farò volare l'aquilone per divertirli, disse Michael. Guardate, bambini, guardate. Alzò il bell'aquilone verde e giallo e cominciò a svolgere il filo. I gemelli lo osservarono lacrimosamente e senza interesse. Michael innalzò l'aquilone sopra la sua testa e fece una piccola corsa. L'aquilone restò sospeso in aria un momento, quindi si afflosciò tristemente sull'erba. Prova ancora, disse Jane, incoraggiante. Tienilo su mentre io corro, la pregò Michael. Questa volta l'aquilone si innalzò un poco più in alto, ma mentre volteggiava, la sua lunga coda sfrangiata si impigliò nei rami di un tiglio e restò sospeso mollemente tra le foglie. I gemelli ricominciarono a urlare. Oh, povera me, disse Jane, non c'è nulla che vada bene oggi. Oi, 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 cosa succede? Domandò una voce dietro di loro. Si volsero e videro il guardiano del parco molto elegante nella sua uniforme e col suo berretto a punta. Stava tirando su, con la punta acuminata del suo bastone, i pezzi di carta rimasti in terra. Jane puntò il ditino sull'albero di tiglio. Il guardiano guardò su, la sua faccia si fece molto severa. Come? Come voi state contravvenendo ai regolamenti? Non si possono gettare rifiuti qui, sapete? Né per terra né sugli alberi. Ciò non si può fare. Non sono rifiuti, è un aquilone, spiegò Michael. Un dolce, tenero, entusiastico sorriso illuminò la faccia del guardiano. Avanzò verso il tiglio. Un aquilone. Proprio così? Ed io che non ho fatto volare un aquilone da quando ero ragazzo. Si arrampicò sull'albero e tornò giù tenendo l'aquilone delicatamente sotto il braccio. Ora, soggiunse vivacemente, lo tireremo per un tratto e prenderà il volo. Tese la mano per prendere il gomitolo, ma Michael afferrò senz'altro l'aquilone. Grazie, ma preferisco farlo volare io. Lascerai però che ti aiuti, vero? Domandò il guardiano umilmente, dato che io l'ho tirato giù e che non faccio volare un aquilone da quando ero ragazzo. Va bene, rispose Michael per non sembrare sgarbato. Oh, grazie, grazie! Esclamò il guardiano con riconoscenza. Ora io prendo l'aquilone e faccio 10 passi giù per il prato, e quando dico via, voi correte, capito? Il guardiano si incamminò contando i passi ad alta voce. 8, 9, 10. Si voltò e innalzò l'aquilone sopra la propria testa. Via! Michael cominciò a correre. Ci fu uno strappo al filo mentre il gomitolo si svolgeva nella sua mano. Vola! Gridò il guardiano. Michael si voltò. L'aquilone saliva, tuffandosi con sicurezza nell'aria. Saliva sempre più su, simile a un fiocco verde e giallo che si perdeva nell'azzurro. Gli occhi del guardiano si spalancarono. Non ho mai visto un simile aquilone, neppure quando ero ragazzo, mormorò con lo sguardo fisso verso l'alto. Una nuvoletta si parò davanti al sole e vaporosa attraversò il cielo. Viene verso l'aquilone, osservò Jane in un mormorio eccitato. La coda, sballottata, ondeggiava slanciandosi nello spazio finché sembrò una macchia scura nel cielo. La nuvola avanzava lentamente verso di essa, più vicina, sempre più vicina. È andata, disse Michael mentre la macchia scompariva dietro la sottile cortina grigia. Jane dette un lieve sospiro. I gemelli stavano quieti,
nella loro carrozzina. Una strana calma pesava su di loro. Il filo teso che si snodava dalla mano di Michael sembrava legarli tutti alla nuvola e congiungere la terra al cielo. Aspettavano, trattenendo il respiro, che l'aquilone ricomparisse. Jane, all'improvviso, non poté più trattenersi. «Michael!» gridò. «Tiralo giù! Tiralo giù!» Appoggiò la mano sul filo che dava degli strappi oscillando. Michael avvolse il gomitolo e tirò energicamente. Il filo rimase teso e rigido. Tirò ancora, sbuffando e ansimando. «Non posso!» disse. «Non vuol venire!» «Ti aiuterò io!» propose Jane. «Su, tira!» Ma per quanto violentemente tirassero, il filo non cedeva e l'aquilone rimaneva nascosto dietro la nuvola. «Lasciate fare a me!» disse il guardiano con aria di importanza. «Quando ero ragazzo facevamo in questo modo», e mise la mano sul filo, proprio sopra la mano di Jane, e dette un rapido, violento strappo. Il filo sembrò cedere un pochino. «Ora tutti insieme, tiriamo!» gridò. Il guardiano buttò via il cappello puntando bene i piedi nell'erba. Jane e Michael tirarono con tutte le loro forze. «Viene, viene!» ansimò Michael. Improvvisamente il filo cedette e una piccola forma roteante sbucò attraverso la nube grigia e discese planando. «Avvolgi il filo!» gridò il guardiano lanciando uno sguardo a Michael. Ma il filo stava già riavvolgendosi intorno al gomitolo, da solo. Giù, giù venne l'aquilone, girandosi e rigirandosi nell'aria e saltellando selvaggiamente all'estremità del filo che dava degli strappi. Jane trasalì lievemente. «È successo qualcosa!» gridò. «Questo non è il nostro aquilone, è tutto diverso!» Guardarono fissamente. Era proprio vero. L'aquilone non era più verde-giallo. Aveva cambiato colore e ora era blu. Scendeva ondeggiando e ballonzolando. All'improvviso Michael gettò un grido di gioia. «Jane! Jane! Non è affatto un aquilone! Sembra! Oh, sembra!» «Riavvolgi il filo, Michael, riavvolgilo, presto!» esclamò Jane. «Non ce la faccio ad aspettare!» Perché ora, al di sopra degli alberi più alti, la figura all'estremità del filo era chiaramente visibile. Non c'era più traccia dell'aquilone verde-giallo, ma al suo posto si agitava una figura che sembrava a un tempo strana e nota. Una figura che portava un abito blu con bottoni d'argento e un cappello di paglia guarnito di margherite. Sotto il suo braccio c'era un ombrello che aveva per manico una testa di pappagallo. Una valigia scura pendeva da una mano, mentre l'altra si teneva saldamente all'estremità del filo che andava man mano accorciandosi. «Ah!» Jane gettò un grido di trionfo. «È lei!» «Lo sapevo!» gridò Michael mentre le mani gli tremavano sul gomitolo. «Corbezzoli!» disse il guardiano del parco strizzando gli occhi. «Corbezzoli!» La strana figura continuava a planare e i suoi piedi sfioravano ormai le cime degli alberi. Adesso potevano vedere la faccia e i ben noti lineamenti, la lucida chioma nera, i luminosi occhi celesti e il naso voltato all'insù come quello di una bambola olandese. Dopo che l'ultimo tratto del filo fu avvolto attorno al gomitolo, la figura scese fra gli alberi di tiglio e atterrò con compostezza sull'erba. In un lampo, Michael lasciò cadere il gomitolo e balzò via con Jane alle calcagna. «Mary Poppins! Mary Poppins!» gridarono e le si gettarono addosso. Dietro a loro i gemelli cantavano come galli nel mattino e il guardiano del parco apriva e chiudeva la bocca come se volesse dire qualcosa, ma non riuscisse a trovare le parole. «Finalmente! Finalmente! Finalmente!» gridò Michael con impeto, afferrandola per un braccio, per la valigia, per l'ombrello, per ogni cosa, pur di assicurarsi toccandola che fosse lei in carne e ossa. «Lo sapevamo che saresti tornata. Abbiamo trovato la lettera che diceva arrivederci», gridò Jane, circondandole la vita con le braccia. Un sorriso soddisfatto aleggiò per un attimo sul volto di Mary Poppins, dalla bocca al naso capriccioso, fin nei suoi occhi azzurri, ma si dileguò rapidamente. «Sono contenta che vi ricordiate di me», commentò, liberandosi dai loro abbracci. «Questo è un parco pubblico e non una gabbia di orsi. Che roba! Avrei potuto essere benissimo al giardino zoologico. E dove sono, se posso chiederlo, i vostri guanti?» I bambini indietreggiarono frugandosi nelle tasche. «Metteteli, per favore!»
Tremando di eccitazione e di gioia, Jane e Michael infilarono le mani nei guanti e misero il cappello. Mary Poppins avanzò verso la carrozzina. I gemelli mugolarono di felicità mentre ella li legava più saldamente con la cinghia e rimboccava la copertina. Quindi lanciò intorno uno sguardo. «Chi ha messo l'oca nello stagno?» domandò con la sua voce rigida e altezzosa che conoscevano così bene. «Io», rispose Jane. «Per i gemelli, stava andando a New York.» «Bene, tirala fuori allora», disse Mary Poppins. «Non sta andando a New York, ovunque essa sia, ma va a casa per il tè.» E appesa la sua valigia di tappeto al manico della carrozzina, cominciò a spingere i gemelli verso il cancello. Il guardiano del parco, ritrovando improvvisamente la voce, le sbarrò il passo. «Ferma!» disse fissandola. «Io devo fare rapporto su tutto questo. È contrario ai regolamenti cadere dal cielo in questo modo. E da dove? Vorrei sapere, da dove?» Si interruppe di colpo perché Mary Poppins lo stava squadrando dall'alto in basso, in un modo che gli fece desiderare di essere in qualunque altro posto, eccetto che lì. «Se io fossi un guardiano del parco», ella osservò con affettazione, «metterei il berretto e abbottonerei la giacca. Scusatemi.» E altezzosamente, facendogli segno di lasciare il passo, spinse oltre la carrozzina. Arrossendo, il guardiano si chinò a raccogliere il suo cappello e quando tornò a guardare in su, Mary Poppins e i bambini erano scomparsi attraverso il cancello del numero 17 del viale dei ciliegi. Fissò a occhi spalancati il sentiero, quindi guardò fisso su nel cielo e poi ancora il sentiero. Si tolse il berretto, si grattò la testa e se lo mise di nuovo. «Non ho mai veduto una cosa simile», disse, «neppure quando ero ragazzo.» E se ne andò, brontolando, con aria sconvolta. «Oh, guarda, è Mary Poppins!» disse Mrs. Banks quando furono nell'ingresso. «Da dove venite? Dal cielo?» «Sì», cominciò Michael esultante, «è venuta giù alla fine di un...» Si interruppe perché Mary Poppins lo aveva fissato con uno dei suoi terribili sguardi. «Li ho trovati nel parco, signora», ella disse volgendosi a Mrs. Banks. «Così li ho condotti a casa.» «Siete venuta per restare, allora?» «Per il momento sì, signora.» «Ma Mary Poppins, l'ultima volta che eravate qui, mi lasciaste senza una parola di commiato. Come posso essere sicura che non lo farete di nuovo?» «Non potete esserne sicura, signora», replicò Mary Poppins con calma. Mrs. Banks sembrò interdetta. «Ma lo farete, forse?» domandò esitante. «Non potrei dirlo, signora, proprio davvero.» «Oh!» disse Mrs. Banks, che lì per lì non trovò altro da dire. E prima che ella si fosse rimessa dalla sorpresa, Mary Poppins aveva preso la sua valigia di tappeto e stava conducendo in fretta i bambini di sopra. Mrs. Banks, che li seguiva con lo sguardo, udì la porta della loro stanza chiudersi piano piano. Allora, con un sospiro di sollievo, corse al telefono. «Mary Poppins è tornata!» disse gioiosamente nel ricevitore. «Davvero?» rispose Mr. Banks dall'altra parte. «Beh, allora forse tornerò anch'io.» E tolse la comunicazione. Di sopra, Mary Poppins stava togliendosi il cappotto. Lo appese a un gancio dietro la porta della camera dei bambini, poi si tolse il cappello e lo appoggiò su una ringhierina dei letti. Jane e Michael osservavano i movimenti ben noti. Ogni cosa intorno a lei era rimasta come prima. Quasi potevano credere che ella non se ne fosse mai andata. Mary Poppins si curvò e aprì la valigia di tappeto. Non c'era assolutamente nulla, tranne un grande termometro. «A cosa serve?» domandò Jane con curiosità. «A te», rispose Mary Poppins. «Ah, ma io non sono malata», protestò Jane. «Sono passati 2 mesi da quando ho avuto il morbillo.» «Apri», disse Mary Poppins con una voce che a Jane fece chiudere in gran fretta gli occhi e spalancare la bocca. «Desidero sapere come ti sei comportata da quando me ne sono andata», spiegò Mary Poppins severamente. Poi trasse fuori il termometro e lo alzò verso la luce. «Negligente, sbadata e disordinata», lesse forte.
Jane spalancò gli occhi. Brontolò Mary Poppins e infilò il termometro nella bocca di Michael. Egli tenne le labbra serrate con forza sul termometro finché Mary Poppins lo trasse fuori e lesse: un bambino molto rumoroso, cattivo e noioso. Non è vero! Protestò Michael adirato. Per tutta risposta Mary Poppins gli mise il termometro sotto il naso. Michael sillabò a voce alta le grosse lettere rosse. Un bambino molto rumoroso. Vedi? Disse Mary Poppins guardandolo con aria di trionfo. Aprì la bocca di Giovannino e vi infilò il termometro. Nervoso ed eccitabile era la temperatura di Giovannino. E quando fu presa la temperatura di Barbara, Mary Poppins lesse forte queste due parole, completamente viziata. Brontolò. Era ora che ritornassi. Poi si infilò rapidamente il termometro in bocca, ce lo lasciò per un momento e lo tirò fuori. Una persona eccellente, rispettabile, degna della più completa fiducia. Un sorriso compiaciuto e soddisfatto le illuminò il viso mentre leggeva a voce alta la sua temperatura. Lo supponevo, disse con aria di superiorità. Ora il tè e a letto. Sembrò ai bambini che non fosse passato più di un minuto che già avevano bevuto il loro tè, mangiato i biscotti al cocco e fatto il bagno. Come sempre, qualunque cosa facesse Mary Poppins aveva la velocità del lampo. Ganci e occhielli si liberavano per incanto, i bottoni uscivano subito dalle asole, sapone e spugna correvano su e giù come fulmini, gli asciugamani asciugavano al primo tocco. Mary Poppins passò lungo la fila dei letti, rimboccando a tutti le coperte. Il suo bianco grembiule inamidato scricchiolava, emanando un delizioso profumo di panini caldi. Quando giunse al letto di Michael, si chinò a frugarvi sotto per un attimo. Con precauzione trasse fuori la sua branda da campo su cui erano allineati in bell'ordine gli oggetti di sua proprietà: la saponetta, lo spazzolino da denti, il pacchetto di forcine, la bottiglia di profumo, la piccola poltrona pieghevole e la scatola di pastiglie per la gola. Anche le 7 camicie da notte di flanella, le 4 di cotone, gli stivaletti, il domino, 2 cuffie da bagno e l'album delle cartoline. Jane e Michael si misero a sedere sul letto e guardarono sbalorditi. Da dove sono uscite tutte queste cose? Domandò Michael. Sono stato almeno un centinaio di volte sotto il mio letto e non le ho mai viste. Mary Poppins non rispose. Aveva cominciato a spogliarsi. Jane e Michael si scambiarono un'occhiata. Sapevano che era meglio non fare domande perché Mary Poppins non spiegava mai nulla. Ella si sfilò il bianco colletto inamidato e si toccò il fermaglio della catenina che aveva al collo. Cosa c'è lì dentro? Domandò Michael, osservando il medaglione che pendeva dalla catena. Un ritratto. Di chi? Lo saprai quando verrà il momento, rispose. E quando verrà il momento? Quando io me ne andrò. La fissarono con occhi spaventati. Ma Mary Poppins, gridò Jane, non ci lascerai di nuovo, vero? Oh, di che non lo farai. Mary Poppins le lanciò uno sguardo di fuoco. Bella vita avrei, osservò, se passassi tutti i miei giorni con voi. Ma rimarrai, insistette Jane con calore. Mary Poppins fece ballare nella mano aperta il medaglione. Rimarrò finché non si romperà la catena, rispose brevemente, e infilandosi dalla testa una camicia da notte di cotone, cominciò a spogliarsi sotto di essa. Oh, va benissimo allora, mormorò Michael a Jane. Ho osservato la catena ed è molto solida, le ammiccò rassicurandola. Si rannicchiarono nei loro letti e stettero lì, quieti, quieti, osservando Mary Poppins mentre si muoveva misteriosamente sotto il riparo della camicia da notte. E pensarono al suo primo arrivo nel viale dei ciliegi e a tutte le cose strane che erano accadute dopo, al modo in cui era volata via, attaccata all'ombrello quando si era levato il vento, ai lunghi giorni noiosi senza di lei e alla sua meravigliosa discesa dal cielo in quel pomeriggio. All'improvviso Michael ricordò qualcosa. Il mio aquilone! Disse drizzandosi sul letto. Me n'ero completamente dimenticato. Dov'è il mio aquilone?
La testa di Mary Poppins sbucò fuori dalla camicia. Aquilone? Disse Burbera. Quale aquilone? Il mio aquilone, quello verde e giallo con le code, quello col quale tu sei scesa a terra all'estremità del filo. Mary Poppins lo fissò. Michael non poté capire se essa fosse stupita o inquieta, ma forse era stupita e inquieta insieme, e la sua voce, quando parlò, era più terribile del suo sguardo. Mi sbaglio o hai detto che? Ripeté le parole piano fra i denti, che io sono scesa da qualche parte all'estremità di un filo? Ma è così, balbettò Michael. Oggi, da una nuvola, ti abbiamo vista, noi! All'estremità di un filo? Come una scimmia o una trottola? Io, Michael Banks? Mary Poppins, nella collera, sembrava aver raddoppiato le sue dimensioni abituali. Volteggiava nella sua camicia da notte sopra di lui, immensa e furiosa, in attesa di una risposta. Egli si afferrò alle coperte per proteggersi. Non parlare, Michael, mormorò Jane, ammonendolo dal suo letto. Ma Michael si era spinto troppo avanti per fermarsi. E allora dov'è il mio aquilone? Insistette senza riflettere. Se tu non sei discesa, come ho detto io, dov'è il mio aquilone? Non c'era più all'estremità del filo. Ah no? E invece c'ero io, suppongo. Ella domandò con una risata canzonatoria. Egli comprese che era inutile insistere. Non poteva spiegare l'accaduto, doveva arrendersi. No, 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 disse con una vocetta rassegnata. No, no, Mary Poppins. Ella si volse e spense la luce elettrica. Le tue maniere, osservò severamente al buio, non sono migliorate da quando me ne sono andata. All'estremità di un filo. Davvero, non sono mai stata insultata così in vita mia, mai. E con un furioso colpo del braccio rovesciò la coperta e si infilò a letto, tirandosi su le lenzuola fin sopra la testa. Michael stava quieto, quieto, stringendo ancora la coperta. Eppure è scesa giù in quel modo, vero? L'abbiamo vista noi, mormorò a Jane. Ma Jane non rispose, puntò invece il ditino verso l'uscio della camera. Michael alzò la testa con circospezione. Dietro la porta, a un gancio, era appeso il cappotto di Mary Poppins con i bottoni d'argento che brillavano nella fioca luce del lumino da notte, e pendente dalla tasca c'era una fila di frange di carta, le frange di un aquilone verde e giallo. Lo guardarono a lungo, quindi si scambiarono un cenno del capo. Sapevano che non c'era niente da dire, perché c'erano cose riguardo Mary Poppins che essi non avrebbero mai compreso. Ma era tornata, e questo importava. Dal lettino da campo giungeva il ritmo regolare del suo respiro. Si sentirono in pace, felici e paghi. Non mi importa, Jane, se ha la coda violetta, mormorò Michael in quell'istante. No, no, Michael, rispose Jane, io credo proprio che sarebbe meglio rossa. Dopodiché, nella stanza dei bambini, non si udì più alcun rumore, tranne quello di cinque persone che dormivano tranquillamente. Diceva la pipa del signor Banks. Facevano svelti svelti i ferri da calza della signora Banks. Il signor Banks posò i piedi sul caminetto del suo studio e russò un poco. Dopo un certo tempo la signora Banks parlò. «Pensi ancora di fare un lungo viaggio per mare?» domandò. «Non so. Non sono un granché come marinaio e il mio cappello va benissimo ora. L'ho fatto lucidare completamente dal lustrascarpe e all'angolo e sembra nuovo. E anche meglio». Poi, ora che Mary Poppins è tornata, la mia acqua per la barba avrà la temperatura giusta. La signora Banks sorrise a se stessa e continuò a sferruzzare. Era molto contenta che suo marito fosse un così cattivo marinaio e che Mary Poppins avesse fatto ritorno. Giù in cucina, Mrs. Brill, la cuoca, stava mettendo una nuova fasciatura intorno alla caviglia di Ellen. Non avevo un gran concetto di lei quando era qui, diceva Mrs. Brill. Ma devo riconoscere che la casa è cambiata da questo pomeriggio. Quieta come la domenica e lucida come un soldo. Non mi dispiace che sia tornata. Oh, neppure a me, davvero, rispose Ellen colma di gratitudine. E neppure a me, però,
pensò Robertson Hay, ascoltando la conversazione da dietro la parete dello sgabuzzino delle scope. Ora avrò un po' di pace. Si sedette comodamente sulla cassetta capovolta della spazzatura e tornò ad addormentarsi con la testa appoggiata a una scopa. Ma quel che pensasse Mary Poppins di tutto ciò, nessuno mai lo seppe, perché ella teneva per sé i suoi pensieri e non confidava mai nulla a nessuno.